Ciao ragazzi, QuakeSvape, oggi siamo tornati con un nuovissimo video di Tour de France 2019, tappa numero 7 della Vuelta a Spagna da Laravoir a Vaujany, 141 km, con un finale su un Gran Premio montagna di prima categoria di 5 km con una pendenza media del 9%. Oggi, giorno dopo la cronometro, abbiamo recuperato al massimo le nostre energie, siamo andati decisamente bene con Fabio Aru e oggi dobbiamo recuperare un po' di secondi se riusciamo, o se no difenderci. Speriamo che la condizione sia un po' migliore. Potremmo provare ad andare in fuga con Consonni per prendere più punti possibile allo sprint intermedio, perché no? Quindi direi che ci rivediamo direttamente prima dell'ultimo strappo, perché non credo che lo sprint lo faremo in gruppo, quindi a dopo. Ok ragazzi, siamo a 8 km dalla fine, siamo ai piedi della salita di Vaujany, con la fuga che è ancora 1 minuto e 30, con un Fabio Aru in buona forma, ma con ancora una volta, rispetto a tanti altri, nonostante l'abbia tenuto coperto tutto il giorno, ha pochissima energia. Non so davvero perché. E quindi abbiamo rimontato un po' di posizioni in questo momento. Fabio Aru che stava bene fino a dopo il rifornimento che vedete in grafica, ma poi c'è stato quel falso piano lì per 30 km, cioè ha davvero tagliato le gambe a Fabio in termini di resistenza. Purtroppo è messo abbastanza male. Inizia adesso intanto la salita di Vaujany, 5 km questa salita. Dobbiamo stare attenti anche perché Valgren è decimo a 3 minuti e 41, noi l'abbiamo presa per primi. Qua tutto tace, nessuno attacca. Il ritmo è anche abbastanza basso. Mettiamo Rui Costa a seguire gli attacchi con Ulissi e anche Tadej Pogačar, a cui però ho dato il gel. Aru invece non l'ho ancora dato, come tutti gli altri. Qua calma piatta, proprio non sta succedendo nulla. Vediamo Port, Costa che recupera qualche posizione. Siamo abbastanza davanti, prendiamo la ruota proprio di Rui Costa se riusciamo, ecco, abbiamo preso la ruota di Rui Costa, attenzione Godu che prova forse a scattare, abbiamo visto un accenno, questo ritmo fa benissimo, eh no, è proprio Godu che attacca, proprio Godu che attacca e Rui Costa si fionda subito sulla ruota come da ordine, bravissimo Rui Costa in questo frangente. Abbiamo comunque tutto il gel ancora, andiamone un po'. Rui Costa che adesso però sta crollando, diamogli subito il gel, diamolo anche a Ulissi che invece si è staccato, è rimasto indietro, si è fatto sorprendere. Diamo il gel a Ulissi, a cui avevo detto però di seguire gli attacchi, invece lui a differenza di Rui Costa non l'ha fatto. Siamo rimasti intanto in 23 qua davanti, il gruppo che si spacca subito all'inizio di questa salita con i primi attacchi. Attenzione adesso un altro attacco, non ho visto bene Tim Wellens, mi sembra Tim Wellens che prova a uscire, la maglia rossa, la miglior difesa d'attacco. Guardate quanto abbiamo recuperato, eravamo a 1 minuto e 50 e adesso ci siamo già da addosso a Mikkel Wallgren. Attenzione Tim Wellens davvero scatenato, che a questo punto sembra davvero infermabile. Fabio Aru invece sta andando davvero bene, meno per il momento, è qua con i migliori davanti. Intanto facciamo un po' la conta, c'è Primoz Roglic con 25 secondi, Valgren, Pauwels, Uran, Wellens, Mollema e Puls, gruppo di 14 dietro a inseguire, che però adesso noi potremmo anche riportarci su questo gruppo. Ancora 2 km di ascesa, anche se sono lievemente più facili gli ultimi, la parte compresa tra l'ultimo chilometro e gli ultimi 600 metri che è totalmente pianeggiante. Intanto Wellens rilancia l'andatura, Uran e Mollema fanno fatica a seguirlo. Davanti Roglic se ne sta andando, 1 minuto e 18 questo gruppo da Roglic, che sta davvero davvero correndo da padrone, e noi qua dietro non possiamo fare molto, non siamo di sicuro noi quelli che possiamo chiudere. Gruppo di 6 questo, e da dietro sta rientrando anche un altro gruppo, qui c'è anche Rui Costa, e proviamo a alzare un attimo l'andatura visto che l'energia ancora ce l'abbiamo.
Andiamo a recuperare qualcosa con Fabio Aru, che adesso si riporta su run. L'energia però è quella che è, vediamo. Qua, piccolo falso piano favorevole, curva e adesso siamo sul rettilineo finale che presenta una pendenza considerevole. E andiamo in crisi, ma fa niente ragazzi, guardate, abbiamo fatto molto meglio di altre tappe, arriviamo credo quarti. Quarti con Fabio Aru direi che va benissimo così, molto meglio delle altre giornate. Solo arriverà Rui Costa però sfinito. Anche Ulissi. Siamo andati tra l'altro in fuga, non avete visto, con Sergio Henao. E abbiamo preso un po' di punti nei Grand Prix della montagna. Adesso vedremo quanti ne abbiamo riaccimolati. Per poco con Sony non arriva anche fuori tempo massimo, cosa che fa Bilbao Aus. Ma davvero la prestazione è davvero incredibile oggi, l'ha fatta Tim Wellens, che ha risposto all'attacco di Roglic. Io pensavo fosse un attacco spontaneo, senza, non mirato a chiudere il gap, però alla fine si è rivelato un attacco di risposta a Roglic, che probabilmente adesso veste infatti così anche la maglia rossa, con maglia verde anche per Primoz Roglic, quindi è in plan proprio. Maglia può ancora però per Mikkel Wallgren e maglia bianca ancora per Schachmann. Pogačar credo che ormai abbia trascurato questa classifica perché è troppo lontano. Ed anche oggi 4 minuti e 46. Vince Roglic con 1 minuto su Wellens, 1:38 si porta Uran. A 1,50 il nostro Fabio Aru, 1,54 Gudu, 2,07 Porte, 2,17 Woods, 2,26 Lutsenko, 2,26 anche Buchmann, 2,34 Puls e 2,40 Mollema. C'è stata davvero una selezione incredibile su questa ultima salita, a riprova del fatto che fosse davvero durissima. 2,46 Fraile, che mi sembra facesse parte della fuga, Jungels anche lui 2,46, Latour e via via tutti gli altri. Costa arriva quindicesimo in virtù di un'ottima condizione. Pogačar 67esimo a 4 minuti 46. Classifica generale alla giornata con Roglic che scavalca Wellens e adesso è avanti con 37 secondi a 3 minuti e 24, davvero una voragine. Riguran a 4,05 Ricci Porta, 4,31 Adam Yates, 4,34 Puls, 5,11 Mollema, 5,16 Lutsenko che è ancora qui. Mikkel Woods a 5,53, Latour 6,15, Soler 6,33, Valgren, Buchmann e poi il nostro Fabio Aru che guadagna 3 posizioni e si riporta in 14ª piazza. Oggi davvero nulla da dire a Fabio Aru che ha corso molto bene. Poi 17esimo Costa, 20esimo Ulissi a 9,05, il nostro Tadej Pogačar a 14 minuti, precipitato in 40esima posizione. E ormai possiamo considerarlo fuori dalla classifica per la maglia bianca, a meno che non succedano cose incredibili. Maglia verde con Consoni, ecco, abbiamo preso punti perché sono riuscito ad andare in fuga. È un 41 punti con Consoni, ma Roglic sembra davvero irraggiungibile. Sesto il nostro Valerio Conti con 80 punti, che a questo punto potremmo fare curare questa classifica con lui. Quindi ragazzi, like sempre è tutto come sempre, lasciate un commento e un mi piace. Da Vuelta è davvero tutto, ci vediamo alla prossima tappa.